Devo salire sul tetto e prendere quella skyline per Monument Island. So perché sei venuto, falso pastore. Vedo ogni peccato che macchia la tua anima. Wounded Knee, la Pinkerton, il bere il gioco d'azzardo. E ovviamente, Anna. E ora, per ripagare un debito, sei qui per il mio agnello. Ma non tutti i debiti si possono ripagare, Booker! Non mi conosci, amico! La profezia è il mio mestiere, DeWitt. Come il sangue è il tuo. Sai perché questi uomini morirebbero per me? Perché ho visto il loro futuro nella gloria e quindi sono soddisfatti. Cosa ti ha portato a Columbia, Booker? Portaci la ragazza e cancelleremo il debito? Finirà nel sangue, DeWitt. Ma, a pensarci bene, finisce sempre così con te, no? Sempre nel sangue. Gesù. Sei venuto per traviare il mio agnello, ma il tuo bastone è storto e la tua vita contorta. Torna alla Sodoma da cui sei venuto. Porca vacca. Occhi aperti. Fare i comandi per portare questo coso a Monument Island. È tutto ok, non ti farò del male. Ok, posso far funzionare questo coso. Il Signore perdona tutto. Ma io sono solo un profeta. Non sono obbligato. Amen. Gesù! Andarmene da qui! Porca vacca. Ci è mancato poco.
Eccola là. Monument Island. Mi chiedo perché l'abbiano rinchiusa qui. Immagino che anche in una zona d'accesso limitato a questi ragazzi bianchi serva qualcuno che pulisca i pavimenti. Ogni giorno mi fanno i complimenti per la chiarezza del mio linguaggio, perché ho studiato un po'. Ma mi ascoltano? Diavolo. Sanno della cosa di sopra. La spiano tutto il giorno mentre fanno finta di non sapere che cosa sta facendo a questo posto. Cosa fanno questo? Cosa diavolo le stanno facendo? Ok, capo. Signore, mi ha chiesto di registrare per il profeta, quindi eccomi qui. Ho sostituito l'intera scatola fusibili, come richiesto, e le luci funzionavano bene ieri. Ieri sera. Oh, signore! Oh, signore! No! 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 Ah!
La stanno osservando. Immaginare il proprio futuro è una cosa, e un'altra è vederlo. Perché io ho visto i semi di fuoco che prepareranno la Sodoma di sotto per l'avvento del Signore. Ma sarà Elisabeth a gettare quei semi, non io. Io cadrò prima che il lavoro sia compiuto. Ma lei raccoglierà il mio fardello. Il Signore mi sta chiamando. Sento il suo amore in ogni tumore, perché questi rappresentano il treno che mi porterà alla sua stazione. E me ne andrò felice, sapendo che Elisabeth prenderà il mio posto. Ma sta giungendo il falso pastore per far perdere il mio agnello. Non salirò su quel treno finché lei non sarà al sicuro dalle sue menzogne. Spogliatoio. Dobbiamo andare là. È lei. Ehi, cos'è? Qualsiasi cosa fosse, non ha niente a che vedere col lavoro che devo fare.